Professor Burioni, buonasera. Volevo soltanto chiederle allo stato attuale qual è la fotografia. Ma non lo so. Grazie per intanto. Io do il benvenuto al appunto segretario del PD, nonché presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Buonasera, buonasera segretario. Ecco, come sta intanto? Lei teme, come dire, anche una emergenza sociale? Lei teme che possa esplodere la situazione da noi? Chiaro. Le onde 5G dei telefonini contribuiscono a diffondere il virus? Sì. Professor Burioni, ci presenta il dottor Silvestro. Silvestro è un mio amico ed è il rappresentante di tutti i medici di medicina generale in Italia. Allora, dottor Silvestro, buonasera. Lo so che non è molto sportivo, ma devo fare l'artiglieria pesante. Ma che cosa hai in mano? Bisogna caricare questi aggeggi come i vecchi pionieri. Prima si mettono i pallini, poi una dose generosa di polvere da sparo, pinge giù tutto molto bene e... Aia, si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo, professor Burioni, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. No, se no andiamo avanti noi in attesa che si ripristini il collegamento. Si è detto, si è letto, il virus circola anche nell'aria. Cosa vuol dire? Allora, ma non lo so. E allora io lo chiedo al ministro dell'istruzione. Buonasera, signora ministro. Buonasera, grazie per l'invito. No, grazie al cazzo. Cerchiamo di essere chiari se ci riusciamo. Allora, secondo lei c'è... Cioè, io non so dire. Grazie per questa domanda che ci permette di fare sicuramente chiarezza. Allora, l'anno scolastico finisce qui, nel senso che non si torna più a scuola? No. Insomma, ci sta dicendo che probabilmente non si torna in classe per la fine dell'anno. No, c'è no, una data certa per sapere se si torna a scuola o no? Sì. Quindi non si la torna a scuola. La politica sarà ancora più prudente. Le faccio un'ultima domanda. L'anno scolastico finisce qui? No. Non si torna in classe per la fine dell'anno? No, ma infatti... C'è una data certa per sapere se si torna a scuola o no? Sì. Quindi non si la torna a scuola. La politica sarà va ancora prudente, si capito. Assumerà tutto. Le faccio un'ultima domanda. L'anno scolastico finisce qui? Secondo lei non si torna a scuola? Ma non lo so. Io vorrei con lei andare a salutare un suo collega. È uno dei più grandi studiosi nel mondo sui vaccini. La migliore persona alla quale chiedere se ci sono novità. Professore, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, lei in questi giorni si sta distinguendo, diciamo, per un approccio molto ottimistico, mi passi il termine. Ecco, lei crede alla possibilità di un vaccino per il coronavirus o è più probabile invece un farmaco per curarlo e contenerlo? Grazie e buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Professore, buonasera intanto e grazie. Buonasera, dottor Fazio, a lei e ai telespettatori. Allora, beh, anche Burioni salutiamo, sì. No. Si sta parlando molto di esami sierologici. Vediamo che cosa vuol dire, poi andiamo da questo punto a ferro. L'esame sierologico serve a... non lo so. Professore? No, io non sono in grado di darle questo tipo di informazione. La carica virale quanto influisce sulla gravità dei sintomi? Non lo so. Professore? Bene, mi fa una domanda a cui forse non sono la persona più adatta a rispondere. Io sono un medico, sono un professore universitario. Allora, volevo raccontare una storia breve. Qualche minuto, vi chiedo qualche minuto di attenzione. Oggi l'UNEBA, che è appunto l'associazione che
o che cosa insomma con l'UNEBL dunque credo insomma ecco di, cioè delle c'è delle mi pare al un quindi è curiosa allora anche appunto ricominciamento.